Allora, Andrea, laboratorio occupato in Surgenzia, ci racconta come si è svolta, come è andata la giornata di contestazione al G7 dei ministri degli interni a Ischia. Allora, la giornata è stata, come avete potuto già leggere nelle cronache, assolutamente surreale. Surreale nella sua costruzione, perché era autorizzata la partenza da Napoli di massimo 200 manifestanti, a Ischia le scuole erano chiuse, gli esercizi commerciali erano chiusi, c'è stata una campagna di terrorismo mediatico che raccontava dell'arrivo di antagonisti armati pronti a mettere a ferro e fuoco l'isola. Soprattutto surreale la gestione della giornata però di oggi, perché il corteo è stato fermato dopo appena 200 metri con uno spiegamento di forze all'ingresso di un'area che era stata autorizzata dalla questura e dalla prefettura, chiedendo quindi ai manifestanti di deviare sulla circonvallazione di Ischia, che è una zona praticamente deserta già normalmente, soprattutto in una giornata come questa dove tutti gli esercizi commerciali erano chiusi. Ovviamente non abbiamo accettato questo tipo di mediazione. Fortunatamente il corteo è stato raggiunto da altri cittadini di Ischia che si sono quasi vergognati, perché la loro isola veniva rappresentata come un territorio non democratico, e dopo un momento anche di tensione in piazza abbiamo ottenuto che un mezzo dei manifestanti amplificato passasse e che quindi si potesse svolgere un'assemblea al centro dell'area pedonale di Ischia senza deviare la manifestazione. Abbiamo fatto un'assemblea, abbiamo raccolto anche le testimonianze dei cittadini dell'isola, un'isola blindata, un'isola che avrebbe bisogno di investimenti per riprendersi dal terremoto, in cui i professori delle scuole che sono intervenuti in assemblea ci raccontano di scuole tutte chiuse, costrette a doppi turni, e che invece vede milioni di euro sperperati perché i ministri degli interni d'Europa possano riunirsi in una fortezza. Adesso stiamo tornando, ma questa è solo la prima giornata di una 3 giorni di mobilitazione che continuerà a Napoli con un concerto, con un altro corteo sabato, e che per noi è solo l'apertura di un autunno complesso e importante, in cui proveremo a contestare in ogni forma i nuovi dispositivi di sicurezza e di strettoia di agibilità democratica dei movimenti che il ministro Minniti sta imponendo ai nostri territori.